Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio portare in un posto molto intimo. Non a caso sono in camera da letto. No, 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 non pensate male, vi voglio portare a conoscere tutte le app che ci sono nel mio telefono, non le solite 5, 10, tanto per fare un numero tondo. Tutte, tutte. Se apprezzate lo sforzo di onestà, mi raccomando, un bel like su questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. E adesso partiamo subito perché c'è tantissimo da vedere. Allora sì, vi faccio vedere tutte le applicazioni, ma non vuol dire che ve le spiegherò una ad una, perché se no ci staremmo una vita. Per esempio su Android Auto, cosa volete che vi dica? È lo stesso da anni, e anzi questa è proprio la vecchia versione, perché poi verrà rimpiazzato dalla eh, modalità della guida di Google Assistant, quindi non ha senso soffermarmi per esempio su Android Auto. Mentre invece ha più senso secondo me Google Authenticator. Google Authenticator è un servizio che serve per la verifica in due passaggi con servizi non soltanto di Google, anzi vedete io lo sto utilizzando per il PayPal e per Instagram, quindi non, hanno, non ci vuole per forza che sia il servizio di Google a mettere a disposizione l'autenticazione a due fattori. Notate che sulla destra poi c'è questo indicatore del tempo che passa, ovvero quando arriva alla fine il codice che qui trovate scade e ne viene generato automaticamente uno nuovo. A cosa serve appunto? serve la verifica in due passaggi per autenticarsi sui servizi senza ricevere sms o mail o altri tipi di codice in altro modo voi mettete username e password poi dovete inserire il codice che c'è qui e siete autenticati comodo veloce funzionale e soprattutto sicuro lasciamo perdere ovviamente la calcolatrice direi anche il calendario di google ma questa qui è l'app di canon che utilizzo perché abbiamo un sacco di prodotti canon l'impostazione come vedete è piuttosto vecchio stile mi serve e non mi serve tra l'altro se vado Indietro non esco dalla fotocamera, devo fare uno swipe, tornare alla home. vabbè Mi piace invece molto di più l'app di casa.it che ogni tanto mi diverto un pochino a guardare, potete cercare, come vedete, varie tipologie, non solo case, ma anche terreni, garage, eccetera, in vendita in affitto, affitto breve, tutto e la cosa che mi piace è che si può disegnare sulla mappa. Quindi, per esempio, io voglio trovare, non lo so, una casa in questa zona, faccio un disegnino e lui mi trova tutte le case in vendita qui, poi ovviamente ci sono tutti i filtri che volete, insomma non è fatta affatto male, c'è la cronologia, ci sono i preferiti, per esempio guardate quanto è bella Kitsch questa scala qua all'interno, insomma. È una bella applicazione, secondo me, per chi cerchi Casa Nuova. Che banca, vabbè, è una delle banche che utilizzo. L'applicazione è un po' lentina, ogni tanto è veramente molto lentina. Anche senza stare a entrare dentro, vi posso far vedere bene o male un po' l'interfaccia. Grazie a questo piccolo help, ci fate un po' di tutto. Eh, ci sono anche le notifiche per quando fate degli acquisti, anche se non sono sempre puntualissime. E c'è la possibilità tramite impostazione che potete revocare di vedere i saldi direttamente da qui senza accedere al vostro conto corrente diciamo che è buona ma senz'altro migliorabile Bebe Care, beh l'applicazione possiamo anche saltarla, tanto non è niente di che, per eh, monitorare la presenza del bambino in auto, sapete che adesso sono obbligatori questi sensori per non dimenticarsi il bambino nell'ovetto accanto a voi, e beh io ho Bebe Care, ma niente da dire. Poi su Chrome salto direttamente, consigli per i pixel, sì, sarebbe da saltare un'app soltanto per i pixel, la cosa curiosa è che guardate lo sfondo è completamente nero, mentre la maggior parte delle app di Google hanno sfondo grigio, vabbè, contatti poi Deliveroo eh, Deliveroo invece io lo utilizzo abbastanza spesso per quanto riguarda la consegna a domicilio mi trovo tutto sommato piuttosto bene spesso si trovano anche delle offertine nemmeno troppo malvagie eh, quindi insomma ve lo consiglio perché comunque vedete l'app è fatta bene ci sono veramente delle bellissime foto che vi fanno venire una fame per esempio se guardo queste poche qua ho già voglia di andare a ordinare una poche e a parte quello in linea di massa mi sono sempre trovato abbastanza bene salvo qualche ritardo ma quello è casuale non dipende dall'app stessa qui abbiamo poi disney plus non aggiungo nulla io ancora non ho attivato i sette giorni di prova gratuita devo ancora decidere il momento in cui sfruttarli trovate tutte le informazioni sul sito vi lascio un po di link in modo che possiate approfondire google documenti vabbè lasciamo perdere molto più interessante docusign docusign è molto interessante perché per esempio anche su dei documenti pdf che da piccino sarebbe magari banale andare a modificare vi consente di scrivere quello che volete per esempio in questo caso io dovrei aver firmato Spero. Eccolo qua alla fine questo documento. E l'ho fatto con DocuSign, c'è la mia firma memorizzata nell'app. Pigliate un pulsantino e, e niente, lo, lo modificate al volo. È comoda per queste cose qua perché vi consente appunto di aggiungere testo o firme a dei file che magari da PC sarebbe anche più complicato stare lì a modificare al volo. In questa maniera la fate proprio in due secondi ed è gratuita quantomeno per queste funzionalità base. Drive, beh, sorvolo, direi che sorvolo abbastanza anche su Dropbox. Tenderete a sorvolare anche su Duo, però guardate Bellini gli effetti che ci sono, come mi scontorna, devo dire piuttosto bene. Duo serve ovviamente per le videochiamate che in questo periodo saranno molto popolari. È stato tra l'altro proprio oggi, se non sbaglio, esteso il supporto fino a 12 conversazioni contemporanee, ma vi dico che già se è tutto rimasto come prima, quando ci sono più di 4 persone, quindi da 5 in poi, eh, gli ultimi vengono visualizzati veramente piccoli in delle finestrine piccolissime, non c'è verso di spostarle, di ingrandirle, eccetera, e questa cosa a me non piace. Firefox Fo Focus lo utilizzo perché? Perché sostanzialmente è un browser che è perennemente anonimo. Navigazione anonima è in automatico, naviga, elimina ripeti, ovvero non vi salva i cookie, non vi salva informazioni personali ed è utilissimo, secondo me, quando volete visualizzare il web in maniera pura. A me, a volte, per esempio, fa comodo vedere come. Un utente qualsiasi, per esempio, vedrebbe Android Word perché io magari lo vedo un po' personalizzato con la pubblicità in base ai miei gusti, mentre invece se magari voglio vedere il mio sito o qualunque altro, diciamo, nella maniera più neutra possibile. Firefox Focus è veramente una certezza, quindi mi fa comodo averlo lì. Eh, tappo al volo e ottengo quello che voglio. Flir One purtroppo non ve la posso far vedere, ma è l'app della omonima fotocamera termica che ho utilizzato spesso nelle recensioni dei portatili, quindi magari lì potete vedere un po' eh, l'effetto. Google Fogli, vabbè, niente da dire. Fonometro, come vedete. Misura bene o male il rumore ambientale a cosa mi serve? Lo utilizzo spesso quando provo i portatili, non tanto per rilevare esattamente i decibel di rumorosità delle ventole, ma quantomeno per avere un metro di paragone. Cioè, l'affidabilità di questo fometro dipenderà anche dai microfoni dello smartphone su cui lo sto utilizzando. Ma se lo utilizzo sempre sul pixel, come in questo caso, quantomeno magari non avrò una lettura precisissima dei decibel. Ma se un PC mi segnala 50 decibel e un altro mi segnala 60, sono abbastanza sicuro che. Il secondo è più rumoroso del primo, decisamente e non è soltanto una mia impressione comodo, Google Photo non ho molto da dire. Anzi una cosa ve la voglio dire ovvero come mai perché io insisto tutte le sante volte il menu di condivisione di Google Photo fa così schifo cioè perché è ordinato orizzontalmente quando invece su tutte le altre sante app di Google è eh, a scorrimento verticale si possono mettere in evidenza adesso le applicazioni qui continua a essere così praticamente da sempre e non ha senso. Niente Google fotocamera niente anche GeForce Now ve ne ho parlato di recente vi lascio il link a quel video così potete approfondire Pse, Gmail sorvoliamo. Anche l'app Google, Google Analytics mi serve semplicemente per vedere come sta andando il sito, Google One ve la faccio vedere semplicemente perché è al solito un'altra delle enormi eccezioni di Google, ovvero non c'è un menu laterale qui. Se io faccio così indietro esco, non ci sono pulsanti in basso, ci sono questi, queste schede in alto e mi viene da dire ma perché cioè non sono intuitive perché ci arrivate male col pollice è molto meglio averli in basso non potete fare uno swipe laterale per accedere al menu è un'altra eccezione che c'è praticamente soltanto in quest'app non si sa per quale cavolo di ragione l'incoerenza di google non smette mai di stupirmi google pay beh non ho molto da dire nemmeno in realtà poi su google wifi che mi serve per gestire la wifi domestica dato che utilizzo tre access point mesh di google wifi funziona piuttosto bene la cosa più interessante che prossimamente penso andrò a utilizzare la funzione WiFi famiglia che vi permette di mettere in pausa i WiFi in certi orari o di controllare comunque alcuni tipi di dispositivi con dei blocchi specifici. Ne farà le spese il mio povero figlio letto quando sarà il momento. O mobile, beh, l'app di Omobile è abbastanza semplice e intuitiva. A cosa serve? A vedere quanti giga vi rimangono, a ricaricare e. boh, basta. Mi sono accorto ora che dopo due sono passato direttamente a Firefox Focus, non so per quale ragione. Allora su Edge non mi soffermo perché ho già dedicato un video intero eh, al browser di Microsoft in tempi recenti. Vi lascio sempre il link al video in questione. Mentre invece al suo fianco c'è Ehi hey, Sto Crescendo, che è un'applicazione che avevo preso ovviamente per mio figlio per monitorare un po' i suoi stati di umore. Vedete c'è questo ipotetico calendario che vi dice quando è che potrebbe attraversare dei momenti più turbolenti. In realtà lui è turbolento, 24 ore su 24 più o meno, quindi non mi è tornata troppo utile. Ci sono poi anche tutte le varie descrizioni delle fasi di crescita del bambino, possono essere interessanti, ma nel complesso non è che sia soddisfattissimo emergenza è un'app dei pixel per quando avete diciamo appunto un'emergenza con alcuni dati importanti sulla vostra salute e non solo file è il file manager di google beh si può anche saltare ok firefox focus l'avevamo visto fotocamera gmail bla 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 arriviamo a google home anche questa penso sia un'app abbastanza arcinota non c'è molto da dire mi piace tutto sommato la sua grafica mi dà fastidio una cosa però comunque che io ho il tema scuro attivato come avete visto e tantissime app di google non solo Google Home sono bianche la sera. Questa cosa è fastidiosissima: il continuo passaggio dal nero al bianco. Che ovviamente ti abbaglia molto di più, è enormemente fastidioso. Il fatto che ancora Google stesso non abbia adattato tutte le sue applicazioni al tema scuro è veramente fastidioso. e Parlando di tema scuro, vi faccio vedere i No Reader che ha un bellissimo tema proprio nero AMOLED, come piace a me. Eh, che cosa apprezzo di quest'app? Apprezzo il fatto che, per esempio, facendo uno swipe verso il basso, posso leggere tutto il contenuto di un articolo, ora, ovviamente questa era eh, l'eccezione che conferma la regola. Proviamo qua: swipe verso il basso, ecco l'ha caricato tutto quanto. Senza bisogno di andare ad aprirlo appunto sul sito esterno così mi faccio subito una rapida idea poi ci sono i preferiti per andare a consultarli facilmente in seguito posso con uno swipe verso sinistra appunto aggiungere o togliere dai preferiti funziona benino nel complesso è un buon feeder ss ve lo consiglio Instagram vabbè ah lasciamo perdere intro to yoga l'ho installata di recente me l'avevano consigliata come una delle migliori app di yoga in circolazione non ho ancora avuto modo di provarla Beh, insomma, se vi avessi incuriosito e la voleste provare, poi magari ci risentiamo nei commenti. Lightning è l'app di Saitama Queen. Abbiamo recensito questa macchina giocattolo realizzata da Sfero Ultimamente mi sta dando un po' di problemi, quindi adesso non ve la faccio nemmeno vedere perché mi si blocca sempre sull'aggiornamento e ci sta delle ore. Ecco, questa è interessante per i fanatici di manga. È l'app ufficiale di Swisha. Spero si dica più o meno così, non lo so, probabilmente mi sbaglio, che è la casa editrice giapponese che pubblica ogni settimana, per esempio, Shonen Jump, che è la rivista nella quale sono usciti tutti i manga shonen più famosi. Qua vedete appunto Naruto, Death Note, One Piece, Dragon Ball a suoi tempi. E la cosa bella è che potete mettere, per esempio, dei preferiti, vi avvisa quando esce il nuovo capitolo, ma non solo. Anzitutto proprio ve lo dice, cioè domenica 5 aprile alle ore 18 uscirà il capitolo di One Piece e state sicuri che a quell'ora uscirà e lo potete leggere potete leggere ufficialmente non è illegale gli ultimi tre capitoli e i primi tre di un certo manga quindi Niente, quando uscirà il capitolo in questione, cliccate qua, ve lo leggete è tradotto in inglese, non in italiano, però è proprio il manga ufficiale, proprio fresco fresco dalla stessa casa editrice che l'ha pubblicato, quindi bellissima applicazione che vi consiglio di provare. Maps, messaggi, sorvoliamo, vi faccio vedere rapidamente Moneyfy per la gestione del portafoglio, cosa mi piace, mi piace il fatto che è compatibile con tutti i conti che volete, vedete, io la utilizzo anche per PayPal, per il portafoglio, per quello che volete, potete crearne quanti ve ne pare. La grafica non è bellissima, si sincronizza con Dropbox o con Google Drive in modo da avere tutto sincronizzato su tutti i vostri dispositivi, diciamo che funziona, potrebbe migliorare, ma già la versione gratuita va benissimo così e siccome tantissime app di gestione delle finanze sono a pagamento, questa è una eh, rara eccezione, vi faccio un esempio qua, potete scrivere qualche cosa mm cosa mi aveva proposto come suggerimento vai lasciamo perdere e poi aggiungere appunto la tipologia di categoria ne potete anche creare di nuove quindi insomma diciamo che funziona ripeto ma non è la più bella del mondo ecco N26 invece è una bellissima app la mia carta è stata bloccata con un semplice tap se ve la rubano la prima cosa che fate è oh mio dio che numero devo chiamare per bloccarla cosa devo fare venite qui fate un tap e la carta è bloccata volendo lo potete fare ogni volta perché praticamente è istantaneo c'è un controllo sulla carta stessa che praticamente nessuna app di mobile banking vi dà. Netflix, vabbè. Google News, note di Keep, Altos Odyssey, lo tengo semplicemente perché è un giochino bellino e soprattutto funziona anche offline. Questa è l'app unificata di Office, rilasciata da poco tempo fa da Microsoft. Guardate, secondo me, graficamente quanto è bella questa applicazione. Vi permette di creare documenti, note, di utilizzare la fotocamera per, per esempio, scannerizzare documenti. Insomma, funziona fantasticamente bene. Tutto racchiuso in un'unica app, non come Google che ne ha 50.000. Provatela. Ora non sarà il periodo migliore per viaggiare in treno, eh, ma orario treni è comunque la migliore applicazione secondo me per Appunto, la gestione del, degli spostamenti ferroviari: vedete, vi dice il binario su cui arriva, vi dice tutte le varie stazioni, i ritardi, abbastanza precisa proprio su questo dettaglio. Potete andare ad acquistare: adesso non ci sono soluzioni proposte. I biglietti direttamente da qui, si memorizza le ricerche recenti e le potete rifare al volo come vedete cliccando semplicemente sull'iconcina di ricerca. Ha un sacco di funzioni, consigliatissima per i pendolari. Non è il momento migliore, ma consigliatissima. Orologio, lasciamo perdere. Pellegrini card sono i buoni pasto. Se non avete dei buoni pasto pellegrini, non sapete che cosa vi perdete. Ovvero vi perdete un'app che funziona una volta sì e 10 no. Come vedete errore di connessione. Play film, play giochi, play libri, play store lasciamo perdere, bella invece Plex non solo per la gestione dei contenuti locali ma anche di quelli online, ci sono tanti film gratuiti su Plex, ci sono i podcast le schede di Plex sono fatte secondo me benissimo tra le migliori proprio che ci siano in circolazione molto più belle di altri servizi analoghi, io sono tra l'altro anche abbonato a Plex quindi ne sto diciamo, godendo al meglio delle sue funzioni, quindi capisco perché magari uno possa preferire anche un Kodi ma secondo me a livello generale Plex risulta superiore. Google Podcast non mi entusiasma par particolarmente come app ma serve a seguire non solo Google Podcast, ovviamente il podcast di Smart World. Quindi seguite il nostro podcast sull'app di podcast che volete. Supposte di sorvolo perché fa veramente schifo. Prezzi benzina mi serve per una cosa molto banale. Avendo una macchina a metano mi permette di sapere dove sono i distributori di metano. Che non è così banale perché non sono tutti, e soprattutto qual è il loro orario di apertura. Quindi sapere, appunto se c'è qualcuno che può servirvi perché non c'è appunto l'automatico nel metano. Ricordere il bellissimo Presente sui pixel e questo va consigliatissimo a chi lo possa utilizzare. Opinion Rewards dovete averla per forza perché vi propone ogni tanto dei sondaggi, vi dice qui tra l'altro quando scade eh, il vostro credito e io finora ho guadagnato la bellezza di 62,33 euro con Opinion Rewards. C'è cioè, sicuramente chi avrà fatto meglio di me, ma in fondo sono 62 euro di contenuti regalati e quindi perché no? Scri, recorder è quello che sto utilizzando in questo momento per registrare appunto anche questo stesso video, bellissima applicazione per registrare lo schermo, ve la straconsiglio. Sigui, l'ho installata perché ho un Ninebot da recensire, ma al momento non funziona perché si è disaccoppiato, ve la farò rivedere nella recensione vera e propria. Smarter è una bellissima applicazione per allenare la mente, ci sono tantissimi giochi diversi, logica, matematica, memoria. Tutti quelli che volete, vi mettete qua, vi distraete, vi rilassate. 2 più 2 più 2 più 2, oddio aiuto. Oddio e eh, bravo, insomma non sono tutti così banali, vi assicuro l'app è fatta veramente bene, guardate anche le animazioni come sono eh, studiate con cura, ci sono vari temi disponibili, eccoli qua eh, insomma, ve la consiglio se volete allenare un po' la mente, c'è la pubblicità nella versione ovviamente con pubblicità ma è ancora consigliatissima Snapseed, vabbè, l'editor diciamo di Google famosissimo Speedtest, Spotify, Stadia, Street View salto su tutti questi per farvi vedere questo bel giochino che mi ha consigliato qualche Giorno fa uno sviluppatore Bergamasco um, sembra che sia tipo Street Fighter ma in realtà non è Street Fighter è eh, Minesweeper ovvero il Campo Minato Campo Minato rifatto in una versione decisamente più eh, anni 80 come vedete ma secondo me molto molto carino ehm, no perché l'ho segnato qui ehm, vabbè insomma non voglio passare tutto il tempo a giocare a Campo Minato ma penso che abbiate capito il concetto musichine 8 bit tanti temi diversi tra i quali scegliere da quello classico a quello che abbiamo visto ora e poi ci sono anche alcuni temi a pagamento insomma se siete fanati del campo minato è un'applicazione che senz'altro vi straconsiglio. Telefono, Telegram beh, The Fork, penso la conosciate un po' tutti, la utilizzo moltissimo in vacanza, soprattutto per scoprire qualche posto nuovo, ma perché no, anche quando sono in città per avere qualche bella offerta di dove andare a mangiare. Purtroppo non è questo il periodo per parlare di The Fork. list per organizzare le mie attività, le cose da fare. Mi dice anche che c'è un nuovo widget. Mi ricorda che ancora non ho provato. Linux mangiaro, lo volevo fare quando ero in ufficio, ma non ho davvero trovato il tempo. Vediamo se ce la faccio prossimamente da casa. Google Traduttore Trello, ve ne avrò parlato 10.000 volte. Serve a organizzare il lavoro di gruppo. Trovo il mio dispositivo. TV Show Favs vi dice tutto dei vostri telefilm preferiti, ce ne sono praticamente infiniti. Un po' tutti i telefilm che vi possono venire in mente. Con schede dettagliate. Poi delle varie stagioni, riassunti degli episodi, eh, il calendario. Di quelli che seguite, le, le puntate che ancora dovete vedere, insomma, c'è veramente di tutto. Unicredit, beh sì, ho anche Unicredit, sono un collezionista di banche, la pongo più o meno sullo stesso livello di che banca. A volte anche Unicredit un po' si pianta e rallentucchia, forse fin troppe funzioni. Magari se ne facesse meno, ma fatte meglio, sarebbe meglio appunto in ogni caso se siete clienti Unicredit questa è l'app da avere WLC Whatsapp Wikipedia boh che vi devo dire Wikipedia sì lo utilizzo in realtà non so nemmeno perché uh influenza spagnola direi proprio qui siamo su buoni argomenti in generale va bene tutto sommato anche il browser mi piace un po' tenere separato il discorso di Wikipedia almeno tengo un po' una traccia di quello che ho cercato come vedete tutte cose utili tra un po' non sapevo nemmeno chi era Letra Lamborghini infatti ho cercato al periodo di Sanremo chi fosse questa bravissima Cantante andiamo avanti. Questa è l'applicazione di Xiaomi per controllare tutti i dispositivi del suo ecosistema, dai robot per pulire all'educati monster, ovvero il mio monopattino, che in questo momento è offline. Insomma, se avete un dispositivo di Xiaomi, avrete anche questa qui. Poi ci sono le varie app di YouTube che penso conosciate tutti, forse quella che non conoscete è YouTube Kids, che appunto è dedicata al mondo dei bambini e filtra i contenuti in base all'età che avete impostato. Ma non solo, vi permette anche di controllare l'app se fosse installata sul telefono di vostro figlio, in modo da avere eh, come dire, un controllo, appunto di quali contenuti lui può vedere oppure non può vedere, ovviamente proteggendo tutto con passcode relativi. E infine Z Connect, ve la faccio vedere giusto per curiosità: è un'app di zucchetti, quindi a carattere aziendale. Mi serve per il cedolino, per la scheda presenza, eccetera. Ma la cosa bella è che, pur essendo un'app appunto aziendale, supporta comunque il tema chiaro. Il tema scuro o comunque si sincronizza con quello di sistema. Per essere appunto un'app del genere, devo dire che è sviluppata piuttosto bene. Brava, zucchetti! E con questa abbiamo concluso. Da parte mia, come sempre, un saluto e alla prossima.